Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, questa è Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra incredibile storia che viene dalla metà oscura, più oscura e misteriosa che esista al mondo, quella della mente umana. Lo abbiamo già visto, è lì che avvengono le cose più strane ed impensabili e anche le più irrazionali e più illogiche, anche se il cervello proprio di quelle dovrebbe essere la sede della razionalità e della logica. Soprattutto quando a stabilire le regole, a dettare le coordinate di un evento, è proprio una scienza che si occupa di studiare la mente umana razionalmente come la psicologia. Ma le cose nella testa della gente non vanno mai come uno se l'aspetta. E questa infatti è la storia di uno strano esperimento che prende da subito una piega ancora più strana. Perché questa è la storia di Philip Zimbardo e dell'esperimento carcerario di Stanford. Già a vederlo, Philip Zimbardo è un tipo che sembra strano. Tutti quelli che si occupano di mente e comportamenti umani, psicologi o psichiatri che siano, lo sembrano sempre, e forse lo sono anche un po' matti. Lui lo sembra davvero, i capelli lisci pettinati all'indietro, gli occhi spiritati, il pizzetto corto che gira attorno al mento dandogli un aspetto un po' diabolico, un po' luciferino. E infatti è proprio così che si chiama uno dei suoi libri più famosi, The Lucifer Effect, l'effetto Lucifero. Perché Philip Zimbardo è uno psicologo importante, autore di saggi e adesso professore emerito alla Stanford University, che sta vicino a Palo Alto, in California, ed è uno dei college più prestigiosi degli Stati Uniti. Allora però, al tempo della storia che vogliamo raccontare, i primi anni 70, il 1971 per la precisione, Philip Zimbardo è un giovane professore universitario che da un paio d'anni ha assunto la cattedra di psicologia alla Stanford. Giovane ma già un piccolo genio nel suo campo, visto che ha tre master in psicologia, sociologia e antropologia. Alto e magro, senza ancora il pizzetto, ma con un paio di stretti baffetti neri all'azzurro, quando indossa il camice, Philip sembra uno di quegli scienziati da film del terrore, un tipo alla Dottor Frankenstein. E infatti gli viene in mente l'idea per un esperimento che è un po' diabolico, un po' cattivo, un po' da film dell'orrore. Vuole capire fino a che punto è forte il senso di appartenenza ad un gruppo. Sperimentare le idee di uno psicologo francese che si chiama Gustave Le Bon su quanto degli individui che si trovino a far parte di un gruppo perdano le loro caratteristiche personali. Si deindividualizzino, insomma, e si trovino a fare cose che prima non avrebbero fatto. Cose strane, cose brutte, cose cattive. Così Philip Zimbardo mette insieme un gruppo di ricercatori di psicologia della Stanford e precisa le linee del suo esperimento. Prendere un gruppo di persone normali, diverse le une dalle altre, e più o meno tranquille, gente comune, insomma. Studenti dell'università selezionati tra quelli che hanno risposto ad un annuncio che cerca volontari per una ricerca. Ricerca pagata. $15 al giorno, che non è neanche male. Rispondono in 75. Bene, Zimbardo e i suoi ne scelgono 24, tutti maschi, tutti il più possibile tranquilli ed equilibrati. Niente precedenti penali, niente problemi con alcol e droghe, niente infanzie difficili. Nessun segnale di personalità antisociali, deviate o comunque inquiete. 24 giovani maschi americani, quasi tutti bianchi e quasi tutti della media borghesia. L'esperimento consiste nel dividerli in due gruppi scelti a sorte, 12 guardie e 12 carcerati. Attenzione, scelti a sorte, tirando una moneta per aria. È solo un caso se uno diventa un carcerato oppure una guardia. Poi, l'esperimento consiste nel chiuderli tutti in una prigione ricostruita nel sotterraneo della Jordan Hall, la palazzina della facoltà di psicologia dell'Università di Stanford, per 2 settimane. L'esperimento comincia la mattina presto del 17 agosto 1971, è una domenica. Tra le coordinate che costituiscono il protocollo scientifico dell'esperimento, Zimbardo e i suoi hanno indicato un estremo realismo. Infatti alle 6:30 del mattino gli studenti selezionati per fare i carcerati vengono tirati giù dal letto nelle proprie abitazioni, dentro e fuori dal campus, e arrestati dalla polizia, quella vera, che li porta prima nel vero carcere di Palo Alto, per l'identificazione, e poi li trasferisce nel sotterraneo della Jordan Hall, dove i falsi detenuti arrivano con una benda sugli occhi, perché non vedano che stanno andando all'università e quindi entrino più facilmente nella parte. Nei sotterranei della facoltà di psicologia, infatti, il personale tecnico dell'università ha allestito una vera e propria prigione. Celle con inferriate sbarre alle finestre, corridoi, sala di riunione e camerata per le guardie. Ma soprattutto telecamere a circuito chiuso dovunque, che servono non certo per evitare evasioni, sono tutti studenti volontari, mica carcerati veri, ma ad osservare e registrare l'esperimento che poi dovrà essere studiato, analizzato e discusso.
e ci sono anche microfoni nascosti per registrare tutto quello che guardie e detenuti si dicono quando sono assieme nei rispettivi gruppi. Bene, non sarà un carcere vero quello della Jordan Hall, ma lo sembra. Soprattutto sembrano carcerati e guardie gli studenti selezionati, che mostrano immediatamente, al primo colpo d'occhio, a quale dei due gruppi appartengono. Gli studenti carcerati indossano tute di plastica simili a quelle che portano i veri detenuti, con un numero stampato davanti e uno stampato di dietro. Devono portare una calza di nylon arrotolata sulla testa, come se i capelli fossero rasati a zero, e anche una piccola catena alla caviglia. E appena arrivano a Jordan Hall vengono fatti spogliare nudi, come in carcere, lavati sotto la doccia e cosparsi di una polvere disinfettante contro insetti e pidocchi, come in carcere appunto. Gli studenti che appartengono al gruppo delle guardie indossano invece una camicia khaki, simile a quella degli sceriffi della contea. Occhiali Ray-Ban a specchio, manette, fischietto e manganelli in legno, neri. Non è che li devono usare, naturalmente, servono come simbolo, come segno distintivo. Il segno distintivo delle guardie di un carcere. A questo punto è tutto pronto per cominciare l'esperimento. Vedere come cambia il comportamento della gente normale in una determinata situazione. 2 settimane di osservazione, questo è il tempo previsto. Ma non è così, perché nel frattempo succede qualcosa. Arriva l'effetto Lucifero. Di Giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose. La vita nella prigione finta di Jordan Hall ha delle regole ben precise. Sta qui la molla che fa scattare l'esperimento. Guardie e carcerati devono seguire una routine ben precisa di gesti e rituali, tipo venire svegliati alle 2 di notte per la conta, in cui devono fare l'appello chiamandosi non per nome, ma col numero che hanno sulla tuta. I carcerati devono eseguire e le guardie devono fargli fare le cose giuste. Possono fare di tutto per tenere in riga i carcerati, tranne picchiarli. Per il resto, tutto è permesso. Per esempio, le flessioni sulle braccia, a cui le guardie costringono i carcerati che sbagliano o si rifiutano di obbedire ad un ordine. Ecco, sembra semplice, 2 settimane così, a giocare a guardie e ladri e poi tutti a casa con un bel po' di soldi. Ma già nelle prime 48 ore l'esperimento degenera. La mattina del giorno dopo c'è già una rivolta carceraria. I detenuti si strappano i berretti di nylon, strappano via i numeri dalle uniformi, si barricano dentro le celle e cominciano a insultare le guardie, che a loro volta si arrabbiano. Le guardie del turno di giorno rimproverano quelle del turno di notte. Che avete fatto? Siete stati troppo buoni con quei criminali ed ecco che già le cose non tornano. Si stanno già comportando tutti come se fossero vere guardie e vere detenuti di un vero carcere duro. E questo impercettibilmente, fin dall'inizio. Quando per esempio una guardia aveva ordinato ad un detenuto di fare le flessioni e per punirlo ancora di più gli era salito in piedi sulla schiena. Philip e i suoi ricercatori osservano tutto dalla loro posizione attraverso le telecamere a circuito chiuso. Le guardie sedano la rivolta sparando con gli estintori dentro le celle, tirano fuori i prigionieri, li spogliano nudi e mettono in isolamento i capi della rivolta, tenendo a digiuno i detenuti che si sono comportati male e facendo mangiare davanti a loro quelli che sono stati bravi, che a questo punto vengono considerati dei traditori dagli altri, delle spie. Non solo, anche andare in bagno da quel momento diventa un privilegio. Bisogna chiedere il permesso alla guardia e non è detto che te lo conceda. E dopo, il bagno, te lo devi pulire da solo, con le mani. E queste cose non sono regole imposte da Zimbardo e suoi, sono tutte idee originali delle guardie. La Jordan Hall del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Stanford comincia sempre di più a sembrare quello che sarà il carcere di Abu Ghraib in Iraq. Il problema è che non è Abu Ghraib, è la Jordan Hall. Quello non è l'Iraq in guerra, ma Palo Alto, California. E quelli non sono veri detenuti, gangster e criminali, o vere guardie addestrate bene o male a gestire una prigione. Sono tutti studenti, tutti uguali, che stanno recitando un ruolo. Ci si sono calati così tanto che non lo recitano più, lo vivono. Le guardie, per esempio. Nella percezione dei detenuti sono bestioni giganteschi e pensano che siano stati scelti proprio per questo. Invece no, sono tutti più o meno alti e grossi uguali. Il primo detenuto lo perdono a metà del secondo giorno, 36 ore dopo l'inizio dell'esperimento. Non è che lo perdono nel senso che muore, devono mandarlo via, ma ai fini dell'esperimento è uguale. Manifesta disturbi emotivi, scoppi di ira e si mette a piangere in continuazione. Sta malissimo. E terrorizza gli altri dicendo che è la fine e che da quel posto non potranno uscire mai più. Philip e i suoi capiscono che sta delirando. Lo fanno tirare fuori e lo mandano via prima che finisca male sul serio. Ciao e grazie. Al terzo giorno Zimbardo manda un finto prete in carcere per parlare coi detenuti e capirne meglio la psicologia. Ci sono detenuti che invece di presentarsi al prete con il loro nome, piacere, Johnny qualcosa, si presentano direttamente con il numero, detenuto 8051, e lo fanno spontaneamente, di loro iniziativa, come se fosse una cosa normale. Intanto Philip ha perso un altro prigioniero che stava dando di matto. E ce n'è un terzo che rifiuta di mangiare e sembra che si senta male. Philip va a prenderlo, ma il prigioniero non vuole andare via.
perché tradirebbe la fiducia dei suoi compagni detenuti e dimostrerebbe alle guardie che è un cattivo prigioniero. Zimbardo deve faticare per convincerlo che lui non è un prigioniero. Il suo nome non è 810, ma Tal dei Tali. Lui è Philip Zimbardo, docente di psicologia, e quello è solo un esperimento. Perché il ragazzo ha perso le sue coordinate personali e adesso crede davvero di essere il detenuto 810. Via anche quello, fuori. Ciao e grazie. Anche le guardie si trasformano. Ci sono quelli che si comportano in maniera dura ma corretta, quelli che esagerano, e ci sono anche i sadici che godono ad inventarsi nuove punizioni. E anche loro non sono guardie vere. Sono solo studenti che stanno facendo un esperimento, ma in soli 3 giorni, vestiti in quel modo, in quel contesto, a fare così, se ne sono completamente dimenticati. È bastato il lancio di una monetina 3 giorni prima a farli diventare così, a farli diventare tutti fragili, isterici, violenti e anche cattivi. È l'effetto Lucifero. Il bello è che prende in qualche modo anche Zimbardo e i suoi. Un giorno sembra che ci sia il progetto di fuggire dalla prigione. Zimbardo e i suoi convocano le guardie e studiano insieme come sventarlo. E nel fare questo, senza accorgersene subito, più che da ricercatori, si stanno comportando effettivamente come i direttori della prigione. Non ci arrivano alle 2 settimane previste per l'esperimento. Già al 5° giorno la maggior parte dei prigionieri è a pezzi, non mangia più, non dorme più e ha il corpo coperto di bolle ed eruzioni cutanee. E le guardie diventano sempre più dure, sempre più cattive e sempre più sadiche, tanto che viene da pensare che prima o poi ci scappa un incidente grave. E poi arriva un avvocato. Lo ha chiamato un gruppo di genitori per far uscire i loro ragazzi di prigione. Un avvocato? Ma quella non è una prigione, quella è la Jordan Hall dell'Università di Stanford. Sono tutti volontari pagati. Basta dire ciao, saluti a tutti, me ne vado, ti pagano i giorni fatti e te ne vai. Invece i detenuti si fanno interrogare da una finta commissione rilascio fatta da Zimbardo e i suoi, come in una vera prigione. Espongono le ragioni per cui devono essere rimessi in libertà vigilata e poi tornano in cella a piangere, sperando di essere liberati. Assurdo, assurdo ma vero. L'esperimento carcerario di Stanford, come verrà chiamato in seguito, è diventato incredibilmente vero. Quando Zimbardo e i suoi vedono che le guardie, credendo che di notte le telecamere siano spente, fanno schierare i detenuti in bagno, tutti nudi, incatenati e con sacchetti di carta sulla testa, bloccano tutto e interrompono l'esperimento. Su questa vicenda sono stati fatti 2 film, uno americano e uno tedesco, e anche un romanzo. Ma la vicenda reale supera sicuramente la fantasia. 6 giorni. 6 giorni soltanto per dimostrare che cattivi non si nasce, ma si diventa. È l'effetto Lucifero. Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ. Ciao.